genere di gioco che non porto mai qua sul canale, ovvero i giochi horror. Quindi nella settimana di Halloween ho giocato a 7 giochi horror differenti, ovvero Five Nights at Freddy's, visto che non ho mai giocato un gioco della serie, MyHouse.wad, una mod dell'originale Doom 2, The Complex, un gioco sulle backrooms, Lost in Vivo, un gioco horror più tradizionale all'interno del quale devi salvare il tuo cane, Pony Island, ovvero un gioco fatto dallo stesso creatore che ha fatto Inscription, che è uno dei miei giochi indie preferiti degli ultimi anni, The Mortuary Assistant, che è diventato famoso negli ultimi anni per essere tremendo, e per finire Iron Lung, un gioco molto semplice ma molto interessante e che riesce ad avere molto effetto. 7 giochi in 7 giorni ed è stata una delle settimane peggiori della mia vita. Ho iniziato il primo giorno con l'originale Five Nights at Freddy's del 2014. Non credo di dover spiegare come funziona il gioco, immagino tutti lo conosciate. Ma in sostanza devi riuscire a sopravvivere a 5 notti di lavoro nella pizzeria come guardia notturna, ma l'intero gameplay consiste solamente nel gestire il consumo di energia nel mentre cerchi di sopravvivere ai pupazzi animatronici impossessati. Ma a livello di paura, ansia, timore, horror, non so pronunciare questa parola. Com'è? Perché devo leccare il naso di Freddy? Mamma mia! Sei qua. Freddy ancora fermo. Quello è lì. Questo è qua, ok. Sta avvicinando qua da destra. Cica. Ma 40% in realtà posso... Ah, non ve l'ho. Oh, porco! What the fuck? Non volevo aprirlo, invece è finito il mouse per sbaglio. Anche Foxy è fermo. Okay. Oh! Devo chiudere, quindi? Non posso chiudere. Cosa devo fare? Muoio? Tiro su e tiro giù. La componente horror del gioco l'ho velocemente superata e dopo le prime due volte che mi hanno preso un po' alla sprovvista, non mi faceva più tanta paura. Il lato positivo però è quello che rimane, ovvero il gameplay loop delle notti. Perché è divertente cercare di riuscire a sopravvivere alle consecutive notti del gioco che diventano sempre più difficili e trovare strategie per sopravvivere agli animatronics. C'è però una cosa interessante da dire, che mentre giochi il gioco possono succedere delle cose strane. Sapete che io sono una persona o fortemente fortunata o fortemente sfortunata. Decidete voi cosa sono in questo caso. Durante la mia partita, la maggior parte delle volte che un animatronic si affacciava alla finestra, rimaneva lì per il tempo massimo. Foxy ha iniziato molteplici notti immediatamente pronto ad attaccare, che mi rendeva le serate molto più difficili. Ho perso anche a causa di Freddy a ben 4 secondi prima che finisse la giornata, perché ho randomicamente avuto la canzone più breve possibile e quindi Freddy mi ha preso. Ma dall'altro lato della medaglia, ho avuto più di 10 volte le apparizioni con scritto It's Me, che come cosa può succedere una volta su 1000 ogni secondo. Ed ho anche avuto 3 rare screen nel giro di 3 secondi. Un rare screen è un evento strano che puoi vedere attraverso le telecamere, ed anche questi possono succedere una volta su 1000 ogni volta che attivi una telecamera. In compenso però ho scoperto in questa prima serata di giochi horror che quando sono sotto pressione dico ancora più cagate del solito. Numero sbagliato. Sono in casa da solo, devi chiamare i miei genitori quando ci sono. Mamma non sta. Mamma non sta, è fuori, è andata a fare la spesa. Sono da solo in casa. Non mandate i ladri, sono da solo. Ci avete mai pensato come cosa? Io ci ho pensato come cosa. Non posso dire che i miei genitori non ci sono, perché sennò poi mi entrano in casa, sanno che posso entrare tranquillamente. La mia soluzione solitamente era non rispondere e basta. Posso anche denunciare i tuoi genitori? Tecnicamente sì. Se ci fuori mezzo secondo andare a prendere le zucchine, il tuo figlio è in casa tranquillo e non fa niente, direi che non è la fine del mondo, siamo onesti. Se lo lasci chiuso in macchina con 42 gradi all'IKEA nell'estate del 2007, vero mamma? Quello sarebbe un primo problema. No, è vero. La seconda serata ho giocato a MyHouse.wad, ed a differenza di FNAF,
qua vi devo dare un po' di contesto. MyHouse.wad è una mod per Doom 2 del 1994 che modifica completamente il gioco e lo trasforma in un gioco horror. Ma in cosa consiste? Beh, la mappa di gioco iniziale è una casa e il tuo unico obiettivo nel gioco è uscire dal cancello principale per andartene via. Ma serve una chiave. L'obiettivo allora è entrare nella casa in cerca della chiave e nel farlo iniziano a succedere cose strane. Oh, eccolo qua! Prima l'avevo cliccato pensando ci potesse essere un segreto, ma non si era aperto. Ok, cosa ho fatto? Ma è successo? Ah, ma non potrò uscire comunque. What the fuck? Ok. Cioè tutti si sono strani. Tanto qual è? Oh! Tanto non c'era il... Oh, ma pure il sangue dentro. Oh! 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 Carina come cosa. Oh, Chris, sono rimasto bloccato nel bagno ora. Dovevo andare... Oh, cazzo! Dovevo andare nel... No, 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 anche voi. Ho 8% di vita. Dovevo andare nell'aereo. Non dovevo andare qua. No, di nuovo qui. Porco il cazzo, di nuovo qui. Come di nuovo qua? Merda, di nuovo qua. L'interagire con l'ambiente e fare determinate azioni causa cambiamenti della mappa in un loop costante di stanze ed eventi strani che danno un senso snervante e frustrante. Questo non è un gioco con jumpscare, ma gli eventi di gioco, come sono organizzate le mappe, la musica che diventa sempre più distorta, dà un senso di disturbo che mi ha distrutto. La cosa tremenda però è questa. Dopo aver esplorato molti posti e essere tornato alla casa, sono potuto finalmente uscire e a quel punto inizia il secondo livello di Doom. Quello normale. E continua ad essere normale fino a che non lo finisci. Raggiungi il livello 3 ed è di nuovo la casa. Questo perché durante la mia prima partita del gioco ho causato la distruzione della casa facendola andare in fiamme e nel farlo non sono riuscito a ottenere il vero finale del gioco. Questo perché quando scarichi il gioco da Google Drive, all'interno del drive sono presenti anche altri file. Tra questi ci sono immagini personali del creatore, la storia della creazione della mod, la planime 3 della casa, che è una casa che esiste nel mondo reale, ed un articolo di giornale che racconta di come una persona sia morta in un incendio all'interno della propria abitazione. Grazie a questi file puoi trovare indizi su cosa fare nel gioco e specifici eventi che puoi far succedere, portandoti quindi a nuovi contenuti quando inizio una nuova partita. Questa ulteriore ripetizione degli eventi mi stava distruggendo mentalmente e di sicuro non ha aiutato il fatto che durante la live mi è saltata la luce facendomi cagare addosso. Ed ero talmente imparanoiato che da quel momento in poi non ho più spento le luci e sono rimasto bello illuminato. Seguendo gli indizi di segreti, il gioco diventa completamente diverso. Finisci in un sacco di nuove ambientazioni, devi fare un botto di cose strane e ad un certo punto compare Shrek. Oh Cristo! Shrek! Oh cazzo, ok. Ok, ciao Shrek. Ciao Shrek. Ciao. E dopo aver fatto tutta questa avventura, seguito i segreti, ottenuto vari oggetti ed altro, sono di nuovo finito in un finale infelice. Questo perché questa mod è una di quelle esperienze che devi giocare in compagnia di un'intera community che sta studiando e ricercando il gioco. Infatti, con l'aiuto di Sora, il mio editor, che al momento attuale non sta editando questo video, sto editando questo video, Shoyo, sono riuscito finalmente a completare il gioco con un buon finale. Questa è un'esperienza molto strana. Vi invito a vedervi o giocare il gioco completo. Comunque, prima del terzo giorno, una cosa da aggiungere. La parte difficile di questa settimana horror era il mio cervello. Sarà che ho una mente molto creativa, o non lo so, sono paranoico io, ma il momento più tremendo nel giocare questi giochi non è giocare i giochi stessi, e dopo che ho chiuso la live e rimango da solo. Sarà che sono in casa da solo, in una casa
grande buia. Ma dopo che ho finito di giocare alcuni di questi giochi, mi sento sempre un po' imparanoiato. La cosa strana però è che non dipende da quanto fa paura un gioco. Tipo MyHouse.wad, che tratta pure di una casa con eventi strani al suo interno, sul momento mi faceva cagare addosso, ma dopo non ha avuto molto effetto su di me. Mentre FNAF non mi faceva paura sul momento, ma dopo mi ha lasciato un sacco teso. E sono andato avanti così per l'intera settimana. E devo essere onesto, non sono un fan di questa sensazione. Per niente. Comunque, il terzo giorno non ho tecnicamente giocato un gioco horror, ma in realtà ne ho giocati due. Ovvero The Complex Found Footage e The Complex Expedition. Due giochi creati dagli stessi sviluppatori. Una che è praticamente una demo di 20 minuti, mentre l'altro che è un gioco completo. Questi giochi con un art style super realistico che lo fa sembrare veramente come se fosse una registrazione salvata su una telecamera degli anni 90, trattano il famoso tema delle backrooms. Per chi non sapesse cosa sono le backrooms, sono un trend nato negli ultimi anni che descrivono praticamente un mondo parallelo rispetto al nostro, fatto completamente di pareti labirintiche, moquette infinite ed un odore di muffe chiuso che riempie l'intero mondo. Alcune versioni di questo concept raffigurano questi spazi pieni di mostri e creature che uccidono gli sventurati finiti in questi luoghi. Ma a me quella non piace molto come idea. Per questa ragione ho scelto di giocare a The Complex. Per la maggior parte del gioco queste backrooms sono completamente vuote. Non puoi fare nulla se non cercare di trovare un modo per uscire da questo luogo dal quale non esiste un'uscita. Ok, ok, si è chiusa. Ok! Cristo. Sapete come mi sento in questo momento? Come Gravier di 10-12 anni che entra per la prima volta in una caverna in Minecraft. Una caga addosso incredibile. Una cosa che non dovrebbe fare così tanto paura. E con tutto quadrato attorno. Per me avere solo dei piccoli momenti in cui succedono cose strane che alimentano la paranoia, nel mentre ti perdi in questi spazi sempre uguali, mi fotte tantissimo il cervello. Come sempre però in queste live succede sempre qualcosa di sbagliato. Il primo giorno mi è crashato il computer, il secondo giorno mi è saltata la luce ed il terzo non avevo capito che potevo interagire con le porte ed accendere la luce. Quindi per quasi un'intera ora di gioco ho passato il tempo a vagare sempre nelle stesse stanze senza davvero riuscire ad uscire dalle backrooms. Stavo iniziando seriamente ad impazzire anche giocando questo gioco. No, soltanto due mi sembra poco. Oh Cristo! Ok, salve! Salve signore, che carino che sei! Stiamo giocando a un'ora, questo gioco dovrebbe durare un'ora e un quarto, ma... Che cazzo! Considerando il fatto che ho speso un'ora nella prima area, immagino che ci vorrà più tempo per questo gioco qua rispetto a quello che ci mette la gente normalmente, vero? Ho visto qualcosa, vero? Quello lì era qualcosa. Facendo un rumore di statico strano. Bello. Cosa succede? Oddio! Oddio, oddio! Sto fermando? Questo gioco esteticamente pazzesco però, porca vacca. Il quarto giorno ho giocato il gioco horror più classico fino adesso, ovvero Lost in Vivo. Fatto dallo stesso creatore di Spooky's House of Jumpscare, questo gioco consiste nel salvare il tuo cane. All'inizio del gioco stai portando a spasso il tuo cane, arriva una tempesta, il cane finisce nelle fogne e dobbiamo ritrovarlo. Ci ritroviamo allora nel visitare dei sotterranei pieni di mostri, nemici, fantasmi, esperimenti di uno scienziato pazzo, in questo mondo infernale da incubo, e non mi ha fatto per niente paura. Qualcuno che esce fuori da qua mentre devo versare lo slime? Oh oh. Sono
Sono scivolato? Mi sono prestato l'acido in faccia? Sei vivo? Ma che cazzo sei? Ma che sei? Vinco io, vinci te. Sei invulnerabile? Aiuto, aiuto, aiuto. Faccio così. Scappa. Oddio, oddio. No, non fischiare. Voglio che spari a sto coso. Yeah. Parco divertimenti. Riporta la stele. Fa più paura. Riporta la stele questo gioco, veramente. Di nuovo, credo di essere strano in questo. Giochi in cui ci sono molti mostri e cose paurose costanti non hanno molto effetto su di me, ma se non succede niente, lì inizio seriamente a preoccuparmi. Motivo per cui Lost in Vivo e FNAF non mi hanno fatto praticamente niente, mentre MyHouse.wad e The Complex hanno annoiato parte della mia chat, ma a me stavano facendo cagare addosso. Non capisco. E comunque, se ve lo state chiedendo, alla fine del gioco sono riuscito a salvare il cane? Beh, avevo due scelte. O scappare con la coda tra le gambe, o andare nella zona più tremenda del gioco, piena di nemici e mostri, alla fine della quale riesci a salvare il cane e scappare felici e contenti. Io, non avendo paura per tutto il gioco, ho salvato il cane ed ho avuto il buon finale. Il quinto giorno ho giocato a Pony Island, il primo gioco del creatore di Inscription, uno dei miei giochi indie preferiti del 2021. Come Inscription, questo è un videogioco molto meta che tratta del videogioco di Pony Island. Un videogioco super semplice che parla di pony, creato da Satana in persona. Il nostro obiettivo nel gioco è quello di giocare a Pony Island, nel mentre ci facciamo aiutare da un'anima intrappolata all'interno del cabinato, con l'obiettivo di rompere il codice del gioco, sconfiggere i demoni al suo interno e liberare le anime intrappolate nel gioco da Satana. Esattamente come Inscription, questo non è un horror tradizionale, ma è una di quelle esperienze criptiche e creepy che giocano con il concetto stesso di cosa sia un videogioco, che per me è molto interessante. Si vede però che questo gioco è un primo tentativo di mettere in atto i concept che aveva in mente il creatore e che successivamente verranno realizzati meglio nei suoi giochi successivi. Perché a livello di gameplay è abbastanza ripetitivo. Tieni premuto il tasto destro del mouse per lanciare una folata di vento. Dovrai soffiare via le farfalle per evitare che ti facciano il solletico. Ok. Alright. Mi sono brivido. Quale animale dalle sembianze equine appare più spesso in questo gioco? Cane. Cane, uomo, uccello. Comunque ormai ho giocato a due dei tre giochi di Daniel Mullins, quindi mi manca soltanto di X. A questo punto penso che mi piace anche quello. Il sesto giorno invece ho giocato The Mortuary Assistant. Questo gioco è uscito poco più di un anno fa ed è diventato famoso attraverso una controversia che riguardava YouTube e perché è considerato un gioco incredibilmente pauroso. E posso capire perché. Nella storia del gioco siamo una nuova imbalsamatrice in prova all'obitorio di Riverfields. Qui, mentre prepariamo un cadavere, iniziano a succedere cose strane e per questa ragione il proprietario dell'obitorio ci manda a casa. A casa però veniamo di nuovo chiamati il nostro capo, che ci chiede di tornare a lavoro a notte fonda per preparare tre cadaveri appena arrivati. Tornati a lavoro, nel mentre siamo in mezzo ad una tempesta, ci ritroviamo bloccati dentro l'edificio mentre una strana figura ci osserva. Ci chiama quindi di nuovo il capo per dire che siamo stati maledetti. Un demone ci sta perseguitando ed il nostro obiettivo è capire chi è il demone, purificare i tre cadaveri ed identificare a quale di questi cadaveri è collegato il demone per poi cremarlo. Will you help me? Che cazzo sei? Ok. Ok, piccola foto. Questo gioco è riuscito decisamente a farmi preoccupare. Non a caso, ogni volta che portavo avanti degli step della preparazione del cadavere, mi mettevo in un angolino sicuro della stanza per non venir sorpreso da qualcosa. E devo dire che la situazione meteo di quel giorno non stava aiutando. Se in game stava piovendo, nella vita reale
c'è una tempesta incredibilmente forte, con tuoni, vento e talmente tanta acqua che mi stava entrando dal soffitto. E per questa ragione, nel mentre giocavo il gioco, mi sono preso un piccolo momento di pausa per aspettare che la tempesta se ne andasse, perché se mi saltava di nuovo la luce nel mentre giocavo questo gioco qua, mi sarei cagato addosso e non sarei mai più tornato in live. Ah, e tra l'altro, alla fine capire qual era il demone è stato abbastanza semplice, perché stavo giocando il gioco prima di Halloween, quindi tutto era a tema Halloween. Come ad esempio, apri gli occhi per bene, ti metto lente a contatto e si chiudono lente a contatto. What the fuck? Ok, devo uscire fuori dalla porta e cagarmi in mano. C'è qua... c'è quello che mi sfugge, eh? Cosa c'è che mi sfugge? Uff. Ok. Droghe. Oh. Aspetta, ti riconosco come cadavere? You did this to me. It's no. All your fault. Ok. Lo riconoscevo come cadavere? No. La sacca... Ah. Va bene. È tempo. Ciao, signore. Era... Che signore era? L'abbiamo già fatto il signore lì? Ok. Corro dentro. Non riesco a vedere niente. Ah, si è bloccata la telecamera? Ok, un secondo. Prendi la cartella. Porta la cartella. Tempo di cagarmi addosso. Se non mi cago addosso adesso, non ti credo, gioco. Visto? Visto? Ah no, forse era attivato perché ho chiuso il gioco. Potrebbe anche essere quello. Oh! Ok, very funny, didn't laugh. Comunque, sono riuscito a scacciare il demone, salvarmi la vita e ottenere il finale 1 su 5. Ci sono ben 4 altri finali all'interno di questo gioco qua, ma non ho nessun interesse a vederli perché... Perché mai dovrei giocare a questo gioco? Il gioco mi fa paura, il gameplay è tremendo, non mi piace lavorare sui cadaveri, perché la gente gioca a giochi del genere? Non c'è nulla che gli piaccia! Detto ciò, questo è stato il gioco più pauroso che ho giocato nell'intera settimana, ma... Non quello con il jumpscare più tremendo, perché quel titolo va al gioco del settimo ed ultimo giorno, ovvero... Decine di anni fa, ogni stella e pianeta abitabile sono scomparsi, lasciando indietro solo le persone rimanenti su stazioni e navicelle spaziali. Con provviste in diminuzione, i sopravvissuti sono in cerca di qualsiasi traccia di risorse naturali in un universo composto da lune sterili illuminati dalla luce fantasma delle stelle scomparse. Una di queste lune però ha una strana anomalia, un oceano di sangue. Tu sei un condannato incaricato con l'obiettivo di esplorare questa anomalia in un sottomarino improvvisato chiamato Iron Lung, ovvero polmone di ferro. Il sottomarino non è ideato per immergersi a queste profondità, quindi saremo saldati all'interno del sottomarino e lo blò di davanti sarà completamente chiuso. Non c'è tempo per l'addestramento. Se riusciamo nella nostra missione, verremo liberati. L'unica cosa che possiamo fare in questo sottomarino è orientarci attraverso delle coordinate ed una mappa di carta. Questo gioco, se si soffre di talassofobia o claustrofobia, è un incubo. La stanza è minuscola ed opprimente. Non c'è spazio per respirare o muoversi, nel mentre senti il suono del profondo oceano di sangue in un sottomarino che si può rompere da un momento all'altro. Io per fortuna non soffro di nessuna di queste due fobie, altrimenti questo gioco è la morte. E tutto quello che devi fare nel gioco è manovrare lentamente il sottomarino per fare foto in vari punti di interesse dell'oceano, nel mentre l'ossigeno diminuisce e la pressione stritola piano piano il sottomarino. Spooky scary. Come? Ok. Più passa il tempo, più iniziano a succedere cose molto preoccupanti. I tubi del sottomarino iniziano a saltare. La foto dell'ambiente esterno mostrano quelli che sembrano edifici in fondo all'oceano. Il sensore rileva cose strane all'esterno. Il sottomarino inizia a prendere fuoco e la ripetitività di quello che devi fare, mischiata alla sensazione di morte imminente, crea una tensione che non ho mai provato prima. Ah, ok. 200. 610. 660 volevo dire. E... 200. No, vai fin su. Oh Cristo! E siamo a 278? What? 646?
Siamo qua. What the f- ok. Mi viene da pensare se ci sono un sacco di cose in realtà da scoprire in questa zona qua, ma non fanno parte del tuo viaggio. Cristo. E devi scoprire le realtà esplorando te di tuo. Oh cazzo. Cazzo. Oh merda. Oh cazzo. Oh cazzo. Ok. Siamo in zona di merda. 690. Devo andare su fino a 775. Dritto su. 775. Dritto su. Mi sa che devo fare in fretta. Mi sa che devo fare in fretta. Mi sa che devo fare in fretta. 775. 775. 775. 775. Ma andateci, voglio comunque qua sotto. Non è che posso fare un cazzo. Cioè, anche se riesco a fare la foto, perché faccio? Scappo fuori? Come? 828. 828. 828. Dobbiamo fare 100 metri. O meno 100 di questi. 100, 100 Y. No, meno. 675. 677. Dovrebbe andare bene. 295 ora. 295. 95 è molto funny comunque. Oh Cristo! Fuck! Iron Lang mi è piaciuto un botto. Ha tutto quello che voglio da un gioco horror. Lore ed ambientazioni interessanti, un costante aumento della tensione, un singolo jumpscare ed un'idea di base originale interessante. Non mi sorprende infatti che Markiplier stia lavorando a un film basato su questo gioco. Probabilmente è stato il mio titolo preferito della settimana, seguito da Pony Island, FNAF, The Complex, Mortuary Assistant e Lost in Vivo. Ora, non vedo l'ora di finire di fare questo cacchio di video, perché solo a parlare di questa roba qui e dover scrivere il copione di questo video qua ed editarlo mi sta imparanoiando di nuovo un sacco. Voglio liberarmi dei giochi horror della mia vita. Basta! Non voglio sempre cagarmi addosso, voglio fare altro con la mia vita. Adesso devo sempre accendere tutte le luci, mi sto cagando addosso. Iscrivetevi.